tra deportazione e deportati sono stati contraddistinti sempre dal silenzio. Le pietre hanno la funzione, secondo me importantissima, di riportare il nome e il vissuto dei singoli e anche la loro fine. Siamo qui riuniti per porre un piccolo argine simbolico alla barbarie che ha strappato a te, anziana e malata, da un letto d'ospedale. Noi che siamo i loro figli, le loro figlie, i loro fratelli e sorelle, facciamo voto solenne di ricordare le loro anime. Quando mio padre è stato deportato, io avevo 10 anni, lei ne aveva 8. Il pensiero di lui è sempre nei nostri cuori, sempre, sempre, benché siano passati 70 e più anni. Come sia finito mio padre non si sa e non lo si saprà mai, però almeno resta qualcosa. È una traccia inserita in un percorso di vita, in un percorso di vita. Oggi mio papà ritorna a casa.